Come vedete, siamo tutti molto, diciamo, in linea, visto che non ci eravamo neanche tanto parlati prima delle cose. Adesso rientriamo dentro una famiglia, nella famiglia Fumagalli, quindi chiamo Francesco Fumagalli, che è founding partner di Koinos Capital, e Beppe Fumagalli, che è partner e presidente di Koinos Capital. Qui siamo di fronte a una famiglia che ha venduto il suo business originario, che era Candy, e adesso investe nuovamente nell'economia italiana. Prego, dobbiamo stare seduti il più possibile qua, perché altrimenti siamo un po' Sì, è di qua. tutti e due voi, perché altrimenti siamo in un pochino bui, mi hanno detto, e così stringiamo suo papà e vediamo di riuscire a... Allora, allora. Koinos è una società che è appunto di gestione del risparmio indipendente che, come ho detto, investe nell'economia italiana. Però prima di fare questa nuova società ci sono due situazioni differenti. Una, Francesco vive all'estero, lavora da tutt'altra parte in hedge fund, nella finanza comunque. Beppe porta avanti l'azienda di famiglia Candy, che a un certo punto vende. Vendere Candy cos'è stato? Emotivamente parlando, poi dobbiamo parlare del futuro, quindi non troppo lungo. Non posso parlare un minimo di contesto, mi dia la facoltà di montare 5 minuti, perché io sono il colpevole di fronte a tutti questi, E siete qua in perché mezzo, ha venduto. ho Ma venduto sa la che... vendetta. No, per cui devo dare un minimo di, Vedrà come che ci dire, sarà domani di qualcosa su qua. questo. Allora, innanzitutto, io sono l'ultimo della terza generazione, quindi l'azienda 73 anni. Mi riporto nel 2018 quando la decisione è stata presa e io avevo lavorato per ben 36 anni in azienda, quindi un periodo obiettivamente abbastanza lungo. E devo dire, l'azienda stava andando bene dopo gli anni difficili che erano quelli che ricordiamo tutti, del 2008, 2009, 2013, dove molte aziende europee erano di fatto chi aveva deciso di vendere, come la famiglia Merloni o come altri che sono purtroppo andati in una situazione fallimentare, come il primo gruppo francese, il primo gruppo spagnolo. Anni veramente molto, molto complicati. Ultimo della terza generazione mi è stata data dalla famiglia la responsabilità di condurre l'azienda. Sono stato fortunato per una serie di motivi. L'azienda era ritornata a crescere, era ritornata in attivo dopo momenti abbastanza complicati, li ricordiamo tutti. Dopo aver toccato un massimo di circa 1 miliardo, l'azienda era tornata a 800 milioni e nel 2018, dopo circa 4 anni di gestione, tra virgolette mia, l'azienda è ritornata a 1,3 miliardi, avevamo toccato e superato il massimo storico. E io e mio fratello, perché di fatto la società era diventata al 100% mia e sua, e le assicuro che era un certo peso, perché l'azienda era grande, 5.000 dipendenti, 1.500 in Cina, 1.500 in Turchia, era un'azienda complessa. Diciamo bene, abbiamo un problema di taglia. Piccolo non è bello, andiamo e facciamo un'acquisizione che cambia la dimensione dell'azienda. Stiamo acquisendo, cercando di acquisire un'azienda della stessa nostra dimensione, circa 1 miliardo. Era È un'azienda slovena, ma che aveva acquisito altre aziende in Europa. Adesso non voglio fare nomi. Si chiamava Goregna, è poco ok. nota diciamo, perché non vende in Italia, che era uno degli aspetti che a noi piaceva, ma vendeva molto nell'est Europa e nel nord Europa. E andiamo per cercare di acquisire questa azienda. È molto, devo dire anche come premessa, che la prospettiva mia e di mio fratello, che non avevamo figli in azienda, quindi non c'era una quarta generazione attiva in azienda, io e lui vedevamo un traguardo che era quello dei 65 anni,
mio fratello diceva i suoi, io dicevo i miei, ma a parte questo, che sarebbero dovuti arrivare nel 2025, beh, detto, quello è il momento in cui poi studieremo che cosa fare, dove andare a collocare la nostra azienda nel panorama degli elettrodomestici, perché bisogna sapere che le aziende al mondo sono diventate molto poche. Okay. E noi diciamo, abbiamo sempre detto che meno di 10 aziende vivranno nel contesto globale degli elettrodomestici. In realtà io credo che saranno più 6-7 e ci stiamo arrivando velocemente. Bene, andiamo a fare questa acquisizione in Slovenia e ci troviamo di fronte 3 aziende cinesi. I multipli hanno cominciato a girare, 10, 11, 12, una situazione veramente stranissima, e la più noi ovviamente avevamo fatto l'offerta più bassa, la più piccola delle aziende cinesi ha acquisito l'azienda. La più grande delle aziende cinesi, dopo un paio di mesi, tornando a noi ci dice: voi che cosa volete fare? E ho detto: noi abbiamo il nostro percorso, andremo avanti a fare la nostra cosa. E devo dire che ci è stata offerta una situazione ideale per la nostra famiglia. E torno diciamo, ripercorrendo alcune cose che sono state dette. Per un'azienda familiare, o meglio, per una famiglia che ha un'azienda, l'azienda, posso dire che è tutto. Viene prima degli azionisti, viene prima... L'azienda è stata... Anche prima dei figli. E poi glielo chiediamo a lui. Dica. Ma è un po' così. E quindi, prima azienda al mondo nel settore degli elettrodomestici. Devo dire che le prime due sono cinesi e la terza e la quarta sono coreane. 10 anni prima la prima era un'americana, la seconda era una svedese, la terza una tedesca. Il mondo in 10 anni era cambiato tantissimo. E questa azienda che aveva acquisito la General Electric negli Stati Uniti, 6 miliardi per acquisire General Electric, dice: beh, noi vorremmo che voi diventaste la nostra piattaforma europea. Viene il presidente, fa un one-to-one con tutta la nostra prima linea e dice: benissimo, io chiudo i miei uffici di Parigi, la vostra prima linea è molto migliore della nostra e ricentriamo tutto sulla vostra azienda. E quindi abbiamo deciso in 28 giorni dal primo incontro, abbiamo firmato dopo 28 giorni dal primo incontro, di cedere l'azienda nella, diciamo, speranza più che certezza che facendo questo avremmo dato un futuro all'azienda obiettivamente ben più sicuro di quello che avremmo potuto dare noi, perché noi avremmo potuto fare un certo passo, poi sapevamo che avevamo una, diciamo, una rottura, una discontinuità familiare certa, e poi comunque le risorse necessarie per mandare avanti l'azienda si capiva che erano crescenti. E quindi abbiamo deciso di vendere. Quindi lei mi dice: è stata sofferta? No, io credo che abbiamo, avendo questo faro, diciamo, della continuità e dall'altra della di fare l'interesse dell'azienda, era la cosa giusta da fare. Questo è quello che ci ha mosso velocemente verso la decisione. Francesco praticamente ha dato la colpa a lei. Esatto. Più adesso non vorrei dire, perché lei non c'era. Ma sa come sono i giornalisti, no? Che fanno sempre il titolo così. Esatto, lui non voleva. Ecco, lui non voleva. Perché invece lei non ha mai voluto entrare nell'azienda di famiglia? Ma in realtà io non è che non abbia mai voluto entrare in azienda di famiglia. Non l'ha fatta entrare lui, vero? No, esatto. No, quello che ho fatto semplicemente è che ho iniziato a seguire le mie passioni, quindi mentre studiavo ho maturato la passione più per la finanza, e questo poi la vita mi ha portato a iniziare un percorso di carriera appunto a Londra, all'interno di un hedge fund, come diceva. Questo perché? Perché mio padre dall'inizio mi ha dato massima apertura nel cercare di capire quali fossero le mie passioni e le mie competenze. Quindi non è stata una decisione razionale del dire non entrerò in azienda, semplicemente mi erano stati dati gli strumenti per naturalmente seguire le mie passioni. E le mie passioni mi hanno portato prima a lavorare in un hedge fund che si chiamava O'Connor
a Londra e successivamente la passione per la tecnologia mi aveva portato a fondare una startup, un marketplace tecnologico, sempre a Londra. E questo poi successivamente, sempre le passioni in qualche modo ho unito la parte tecnologica con la parte finanziaria e sono tornato in Italia a fare private equity perché pensavo che potesse essere un lavoro particolare fatto in Italia sulla media impresa italiana che potesse in qualche modo essere un lavoro per me appassionante, divertente e che in qualche modo potesse sviluppare anche il territorio. Quindi non è veramente stata una scelta pensata, è stata più una scelta che derivava dal fatto di dare più valore alle passioni. Ecco. Ma quando c'è stato il momento di vendere, lei non ha avuto un dubbio? Perché per esempio conosco un caso di un'altra grande azienda dove di fronte alla scelta di vendere una figlia, in quel caso, certo, ha detto no, aspetta un attimo, ed è adesso la guida dell'azienda. Non ha avuto dubbio lei? Ma in realtà no, nel senso che io in quel momento già lavoravo in private equity in Italia e mi era molto molto chiaro la storia che ha raccontato mio padre in un contesto di grandissimo consolidamento del mercato degli elettrodomestici e soprattutto del mercato del bianco, in un contesto in cui tu hai la prima azienda globale che ti fa un'offerta che è sicuramente positiva dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista delle persone, dell'azienda, del territorio, perché è vero che io non avevo mai lavorato in azienda, ma in qualche modo ci nasci, la respiri da quando sei piccolo, no? Quindi anch'io in qualche modo volevo bene all'azienda, seppur da fuori, molto razionalmente ho sempre supportato molto la scelta. E poi guarda, io credo fermamente che in un contesto familiare, dove c'è qualche tipo di DNA imprenditoriale, industriale, si possa rinunciare effettivamente ad un'azienda per creare una nuova storia. È una cosa che si può fare, soprattutto in un mondo che cambia molto rapidamente. A volte questo non solo si può fare, ma è anche necessario. E io ero convinto in quel contesto che non solo supportavo, ma ero convinto che potesse portare a nuove opportunità migliori. Infatti poco dopo siamo diventati investitori istituzionali, abbiamo fondato Coinos, quindi effettivamente questo è successo. Quindi assolutamente. Adesso come vedete, da un punto di vista di chi investe, come vedete le imprese italiane? Cosa cercate sul mercato? Che tipo di imprese? Vado io? Allora, noi facciamo progetti industriali, quindi quello che noi, la nostra mission nel fare private equity quando poi abbiamo fondato Coinos era quello di fare private equity con un DNA imprenditoriale. Quindi questo sostanzialmente vuol dire individuare medie imprese italiane che vanno tra i 20 e i 70 milioni di fatturato che in qualche modo devono affrontare un problema, e il problema può essere anche banalmente la crescita, però può esserci il ricambio generazionale o componenti familiari che non vanno d'accordo, ci sono tantissime casistiche, ogni giorno ne vediamo una diversa, e in questo contesto cerchiamo di, noi facciamo operazioni di maggioranza, c'è sempre un componente della famiglia che reinveste insieme a noi e insieme a questo componente della famiglia costruiamo un progetto. Quindi noi spendiamo veramente tanto tempo non solo a studiare l'azienda per capirne un po' tutti gli asset, il know-how che hanno, ma spendiamo molto tempo con l'imprenditore con cui condividiamo il progetto, Coinos significa condivisione proprio per questo, per disegnare un progetto industriale, nel senso che noi cerchiamo sempre progetti dove possiamo fare in modo seriale, molto rapidamente, tante acquisizioni per creare dei gruppi. E questo lo puoi fare se dai un approccio fortemente industriale, imprenditoriale, fai capire all'imprenditore che in qualche modo anche noi, è vero che facciamo private equity, ma sappiamo cosa vuol dire avere a cuore l'azienda, avere a cuore le persone. Ecco, quali sono le parole da usare? Perché prima abbiamo visto nel filmato delle imprese che siamo andati a visitare che il proprietario di Panpiuma dice i fondi di private equity no perché hanno un orizzonte troppo breve.
e poi io voglio comandare, insomma, ha detto anche, no? Quindi queste componenti sono molto forti negli imprenditori, e anche la diffidenza nei confronti dell'investitore finanziario. Certo. Questa mattina abbiamo fatto anche un workshop proprio per parlare di come far entrare un investitore finanziario. Le parole giuste da usare con un imprenditore per dirgli, lei certo, perché l'hanno convinta, quindi saprà come si fa. Il progetto. Progetto. Certo, cioè, hanno convinto me a vendere l'azienda, e che cosa veramente fa cadere? Cioè, ci può essere una difficoltà, qualche volta succede anche che un'azienda, soprattutto diciamo negli anni del Covid, ci sono state alcune situazioni che sono diventate più critiche. La nostra prima acquisizione nasce attraverso un'azienda che ha fatto un investimento importante e faceva fatica a sostenerlo. In realtà l'azienda poi va benissimo, è l'azienda che va meglio all'interno del nostro piccolo portafoglio di aziende, però ecco, la parola è il progetto. Se uno ha un progetto interessante, c'è un interlocutore che lo capisce, lo valorizza e lo fa suo, perché poi il fondo non gestisce, continua a gestire l'imprenditore che ha fondato l'azienda e che la manda avanti. Questo è il massimo per il fondo, perché tu fai semplicemente da booster ad un'azienda che già esiste. E il percorso è vero, non è lunghissimo, direi che più di tre sono più almeno 5 anni, però è vero che dopo 5 anni c'è un'altra fase. Però credo che sia come dire, un modo molto moderno e interessante di vedere il capitalismo, se ci pensate, sia per chi investe, i sottoscrittori del fondo, ma anche per chi è, tra virgolette, investito, e che ha la possibilità di reinvestire in un contesto che gli amplifica le opportunità. Sì, gli imprenditori raramente hanno bisogno di risorse finanziarie in quanto tali, ma generalmente hanno bisogno di persone e idee. L'ultima battuta: non avete mai lavorato insieme fino a quando non siete diventati, lei è diventato adulto, com'è lavorare insieme? Vai tu. No, lei è il papà, quindi cioè... Devo chiarire che io sono stato assunto, perché in realtà lui ha iniziato questa iniziativa e poi mi ha chiesto: papà, vorresti fare il presidente? E vabbè, io... Lei è stato assunto subito bene, diciamo. mi è andato bene, rischiamo di stare disoccupato. Francesco, parti tu. No, devo dire che abbiamo avuto la fortuna in qualche modo, questa è fortuna, che ci troviamo bene. Ci troviamo bene a lavorare, e abbiamo molto spesso modi diversi di vedere le stesse cose, e questo credo che sia che sia molto positivo. Mio padre ha sicuramente delle competenze industriali molto più marcate delle mie, e anche molta più esperienza imprenditoriale. Io ho avuto esperienze più sul lato finanziario e tecnologico. Faccio private equity da 7-8 anni, e quindi in qualche modo due generazioni diverse, con due competenze diverse, ma con una grande comunione di valori, devo dire che sta funzionando, insomma. Sì, devo essere sincero, io mi sono trovato per la prima volta ad avere essere in un'iniziativa dove ho soci non della famiglia, e quindi, perché c'è un amministratore delegato che, diciamo, è il capo operativo del fondo, che ha la mia stessa quota, quindi non è che io faccio il presidente, ma siamo di fatto soci. C'è un'altra persona, oltre a Francesco, che è una persona che viene proprio dal mondo del private equity e che è molto esperto proprio nel settore delle medie e piccole aziende. Quindi in effetti il nostro non è un fondo familiare, assolutamente. No, certo, avete parte. E vuole essere un fondo di mercato, probabilmente aprirà, anzi sicuramente aprirà ad altri partner, lo stiamo facendo adesso in una nuova iniziativa che stiamo lanciando. Bene, grazie mille di aver condiviso con noi. Grazie a te. Grazie.